Montesquieu è noto soprattutto come pensatore politico, è uno dei padri delle democrazie liberali europee, è stato il primo teorico della separazione dei poteri, quindi un uomo importantissimo per il nostro vivere in comunità ancora oggi, ma al tempo gli intellettuali erano personaggi che potevano fare molte cose diverse, il sapere era una cosa rotonda molto più affascinante di quella che è oggi e si permettevano di fare un po' di tutto. Lui a un certo punto scrisse questo romanzo epistolare che si chiama Lettere persiane, in cui si immaginò che un principe persiano si andava a fare un bel viaggetto a Parigi e parlava di questo mondo con l'ingenuità di uno che veniva da fuori, no? E in questo modo Montesquieu riusciva a dire delle cose della sua società, della Francia, di Parigi, che non avrebbe potuto dire lui direttamente. E lo pubblicò anonimo ad Amsterdam, che era un po' il posto in cui si poteva, diciamo, pubblicare i libri, non dico pericolosi, anche quelli, ma insomma quelli particolarmente liberi. E noi ne leggeremo alcune pagine che sono proprio sul finire, perché al di là di questo affresco appunto sulla Francia, in questo stile un po' Candide volteriano, alla fine prende proprio una china da romanzo vero, perché accade una cosa, cioè che nel serraglio, nell'harem di questo principe, c'è una specie di sommossa, di ribellione. Lui viene a sapere a Parigi da delle lettere dei sorveglianti, degli eunuchi che sorvegliavano questo harem, che tutto sta andando a pezzi, e quindi ordina la sua vendetta. E le lettere che noi leggiamo sono proprio le ultime e raccontano di questo piccolo sgancio quasi da thriller che conclude questo libro amabilissimo. Lettera 143, Solim Ausbeck a Parigi. Se serbassi il silenzio più a lungo, sarei colpevole, quanto tutti i criminali che hai nel serraglio. Le tue mogli non hanno più alcun ritegno. Dopo la morte del grande eunuco, sembra che tutto sia loro permesso. Solo Roxane rispetta i suoi doveri e conserva la modestia. Si vedono i costumi corrompersi di giorno in giorno. Non si scorge più sul volto delle tue mogli quella virtù forte e severa che vi regnava un tempo. Una gioia nuova, diffusa in questi luoghi, è la testimonianza infallibile, a mio parere, di qualche nuova soddisfazione. Nelle più piccole cose noto delle libertà finora sconosciute. Persino fra i tuoi schiavi regna una certa indolenza per il loro dovere e per l'osservanza delle regole che mi sorprende. Non hanno più quello zelo ardente nel servirti che sembrava animare tutto il serraglio. Le tue mogli sono state una settimana in campagna, in una delle tue case più abbandonate. Si dice che lo schiavo che ne è il custode sia stato corrotto e che il giorno prima del loro arrivo abbia fatto nascondere due uomini in una nicchia di pietra scavata nel muro della camera principale, da dove uscivano ogni sera quando ci eravamo ritirati. Il vecchio eunuco che ora ci comanda è un imbecille al quale si fa credere tutto ciò che si vuole. Sono agitato da una collera vendicativa contro tante perfidie e se il cielo volesse, per il bene del tuo servizio, che tu mi giudicassi capace di governare, ti prometto che se le tue mogli non fossero virtuose, sarebbero perlomeno fedeli. Lettera 145. Usbek a Solim, al serraglio di Sfahan. Ti metto la spada in mano, ti affido quello che ora di più caro al mondo, la mia vendetta. Assumi questo nuovo incarico, ma non metterci né cuore né pietà. Scrivo alle mie mogli di obbedirti ciecamente, confuse da tante colpe, cadranno davanti ai tuoi sguardi. Dovrò esserti debitore della mia felicità e della mia tranquillità. Restituiscimi il mio serraglio come l'ho lasciato, ma comincia col purificarlo, stermina i colpevoli e fai tremare tutti coloro che erano sul punto di diventarlo. Che cosa non potrai sperare dal tuo padrone per i servizi così importanti? Dipenderà solo da te sollevarti al di sopra della tua stessa condizione e di tutte le ricompense che hai mai desiderato. Lettera 148. Roxane a Ausbeck a Parigi. L'orrore, la notte e il terrore regnano nel serraglio. Uno spaventoso lutto l'avvolge.
Una tigre vi sfoga continuamente tutta la sua rabbia. Ha fatto torturare due eunuchi bianchi che non hanno confessato altro che la propria innocenza. Ha venduto una parte delle nostre schiave e ci ha costretti a scambiarci quelle che ci restavano. Zaki e Zelis hanno subito nelle loro camere, nell'oscurità della notte, un trattamento indegno. Il sacrilego non ha temuto di metter loro addosso le sue mani abbiette. Ci tiene chiusa ciascuna nel proprio appartamento e sebbene vi rimaniamo sole ci fa vivere sotto il velo. Non c'è più permesso di parlare tra noi. Scriverci sarebbe un delitto. L'unica libertà che ci resta è quella di piangere. Una squadra di nuovi eunuchi è entrata nel serraglio, dove ci assediano giorno e notte. Il nostro sonno è continuamente interrotto dai loro sospetti, finti o veri. Ciò che mi consola è che tutto questo non durerà a lungo e che queste pene finiranno con la mia vita. Essa non sarà lunga, crudele Uzbek. Non ti darò il tempo di far cessare tutti questi oltraggi. Lettera 148 bis. Zaki a Uzbek, a Parigi. Cielo! Un barbaro mi ha oltraggiato, perfino nel modo di punirmi. Mi ha inflitto quel castigo che comincia con l'allarme di pudore, quel castigo che mette nell'umiliazione estrema, quel castigo che riporta, per così dire, all'infanzia. La mia anima, dapprima annichilita dalla vergogna, riprendeva coscienza di sé e cominciava a indignarsi quando le mie grida fecero risuonare le volte del mio appartamento. Mi si udì chiedere grazia al più ignobile degli esseri umani e tentare la pietà quanto più si dimostrava inesorabile. Da quel momento la sua anima insolente e servile ha sopraffatto la mia. La sua presenza, i suoi sguardi, le sue parole, tutte le sventure vengono ad opprimermi. Quando sono sola, ho almeno la consolazione di piangere. Ma quando egli si presenta ai miei occhi, il furore mi invade, mi trovo impotente e sprofondo nella mia disperazione. Quella tigre osa dirmi che sei tu l'autore di tutte queste barbarie. Vorrebbe strapparmi il mio amore e profanare persino i sentimenti del mio cuore. Quando mi pronuncia il nome di colui che amo, non so più lamentarmi e non posso che morire. Ho sopportato la tua assenza e ho conservato il mio amore con la forza del mio amore. Le notti, i giorni, gli attimi, tutto è stato per te. Ero fiera del mio stesso amore e il tuo mi faceva qui rispettare. Ma ora non posso più sopportare l'umiliazione in cui sono caduta. Se sono innocente, ritorna per amarmi. Se sono colpevole, ritorna perché possa morire ai tuoi piedi. Lettera 149. Solim a Uzbek, a Parigi. Mi compiango, magnifico Signore, e ti compiango. Mai servitore fedele è sprofondato nella spaventosa disperazione in cui mi trovo. Ecco le tue sventure, ecco le mie. Te ne scrivo tremando. Ti giuro per tutti i profeti del cielo che da quando mi hai affidato le tue donne ho vegliato notte e giorno su di loro, che non c'è mai stato un attimo di tregua per le mie inquietudini. Ho cominciato il mio incarico con i castighi e li ho sospesi senza rinunciare alla mia naturale severità. Ma che dico? Perché vantarti adesso una fedeltà che ti è stata inutile? Dimentica tutti i miei passati servizi, considerami un traditore e puniscimi per tutti i crimini che non sono riuscito a impedire. Roxane, la superba Roxane, cielo, di chi fidarsi ormai? Tu sospettavi Zaki e di Roxane eri assolutamente sicuro, ma la sua fiera virtù era una crudele impostura, era il velo della sua perfidia. L'ho sorpresa tra le braccia di un giovane che appena si è visto scoperto si è gettato su di me dandomi due colpi di pugnale. Gli eunuchi, accorsi al rumore, l'hanno circondato. Lui si è difeso a lungo e ne ha feriti diversi. Voleva perfino rientrare nella camera per morire, diceva, sotto gli occhi di Roxane. Ma alla fine ha ceduto al numero ed è caduto ai nostri piedi. Non so se aspetterò, sublime Signore, i tuoi ordini severi. Tu hai messo la tua vendetta nelle mie mani e io
non devo farla affievolire. Lettera 150, Roxane Ausbeck, a Parigi. Sì, ti ho ingannato. Ho corrotto i tuoi eunuchi, mi sono presa a gioco della tua gelosia e ho saputo fare del tuo orribile serraglio un luogo di delizie e di piaceri. Sto per morire, il veleno scorre nelle mie vene. Che farei qui, visto che il solo uomo che mi teneva legata alla vita non c'è? Io muoio, ma la mia ombra si invola in buona compagnia. Ho spedito davanti a me quei guardiani sacrileghi che hanno versato il più bel sangue del mondo. Come hai potuto pensare che fossi tanto credula da immaginare di essere al mondo soltanto per adorare i tuoi capricci e che mentre tu ti permetti tutto avessi il diritto di tormentarmi in tutti i miei desideri? No, ho potuto vivere in schiavitù, ma sono sempre stata libera. Ho riformato le tue leggi su quelle della natura e il mio spirito ha sempre mantenuto la sua indipendenza. Dovresti anzi ringraziarmi del sacrificio che ti ho fatto, di essermi umiliata fino a sembrarti fedele, di aver vilmente tenuto nel mio cuore ciò che avrei dovuto mostrare a tutta la terra. Infine, di aver profanato la virtù, sopportando che si chiamasse con questo nome la mia sottomissione ai tuoi capricci. Ti stupivi di non trovare in me gli slanci dell'amore. Se mi avessi conosciuta bene, ci avresti trovato tutta la violenza dell'odio. Ma tu hai avuto a lungo il vantaggio di credere che un cuore come il mio ti fosse sottomesso. Eravamo entrambi felici. Tu mi credevi ingannata e io ti ingannavo. Questo linguaggio, senza dubbio, ti sembrerà nuovo. Sarebbe forse possibile che, dopo averti oppresso di dolori, ti costringessi anche ad ammirare il mio coraggio? Ma è finita. Il veleno mi consuma. Le forze mi abbandonano. La penna mi cade di mano. Sento affievolirsi perfino il mio odio. Io muoio. Dal serraglio di Isfahan, l'otto della luna di Rebiab, 1720. Io quando suono Bach ho sempre l'impressione di ricominciare da capo. Mi piace viverlo come se fosse un po' un brodo primordiale, da cui, una dimensione da cui tutto ha inizio. Lo vedo come, vedo Bach come il re dell'architettura musicale, colui che con l'architettura musicale riesce a veicolare emozioni. Questa allemanda è una danza tedesca, di origine tedesca, ed è dalla suite numero 6, dall'ultima delle 6 suite, che è scritta per un violoncello un po' diverso da questo, un violoncello che aveva 5 corde, espressamente richiesto da Bach, uno strumento che lui fa costruire proprio appositamente per questa suite. Aveva una corda acuta in più. Io lo suono con quello a 4 corde per questioni anche di praticità, come quasi tutti i violoncellisti ormai fanno. Però questo rende ancora più complicato muoversi sul violoncello, avendo appunto questa corda in meno. La sesta suite è la suite conclusiva ed è la suite, diciamo, più completa. E questa allemanda è uno dei punti, secondo me, più alti di tutta la letteratura violoncellistica bacchiana.
Mm-hmm.